del sindaco che abbiamo invitato perché è il responsabile ultimo della salute dei cittadini di Milano. Io riprendo solo alcune cose di questa interessantissima relazione fatta da Gavino e poi inserisco una mia comunicazione che sarà decisamente più breve. Delle tante cose che ha detto ce ne sono alcune che, se pensiamo a cosa invece avviene, fanno venire veramente i brividi. Medicina d'iniziativa, prevenzione, evitare che la situazione arrivi a essere cronica e peggiori. Il primo esempio che faccio a livello nazionale. Vi ricordate tutta la polemica sulla questione dell'epatite C? Qual era il messaggio? Potrete essere curati solo e unicamente quando arriverete alla fase avanzata della patologia. Cioè aspettiamo che la patologia evolva. Seconda questione. Quando si parla della pressione delle multinazionali, nei fatti poi a favorire le patologie croniche, ha accennato l'esempio del tabacco. Guardate che quella vicenda lì è un giallo. Io quando la spiego in aula è un giallo vero e proprio. Un medico giapponese comincia a fare una ricerca, perché è così che inizia prima di arrivare qua alla delibera dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e va a misurare le condizioni di salute nel tempo e le patologie polmonari, mesotelioma, tumore, eccetera, delle donne, mogli e compagni di fumatori giapponesi, confrontate al gruppo di controllo, donne, mogli e compagni di cittadini non fumatori. Emergono dei dati molto pesanti, lì dove quindi si evidenzia il rischio anche del fumo passivo. A quel punto parte una campagna micidiale delle multinazionali prima che questa cosa fosse presa in mano dall'OMS. Non è un romanzo, è vero. Vengono soldati, investigatori privati che hanno come primo obiettivo distruggere l'immagine pubblica dello scienziato giapponese, andando a indagare e raccontare tutte le sue vicende di vita privata, eccetera, eccetera, per delegittimarlo. Poi vengono presi da queste multinazionali una serie di personaggi, di medici molto gettonati a livello pubblico, che hanno un altro compito, quello di fornire dei dati che smontino il lavoro fatto da questo scienziato e che forniscano altre informazioni. Fatto questo passaggio, parte una campagna internazionale, hanno finanziato una delle più grandi agenzie di comunicazione a livello globale per dire non è vero che il fumo produce questo, questo e questo. E questo mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità va avanti a lavorare per arrivare poi a delle specie di linee guida, delle indicazioni che poi ogni nazione ha dovuto trasformare in legge per intervenire. Quindi uno scontro veramente durissimo. E a un certo punto il giochino di queste multinazionali salta, perché da un lato due giornalisti e dall'altro un magistrato acquisiscono, uno acquisisce e gli altri riescono a recuperare, degli articoli, una valanga di mail interna alle multinazionali del tabacco che parlavano tra di loro e davano indicazioni, e questi dati vengono pubblicati. E quando vengono pubblicati diventa evidente l'operazione, i tentativi di corruzione, eccetera, eccetera, che sono stati realizzati nel tentativo di bloccare l'iniziativa dell'OMS. Iniziativa che poi in sede di OMS, come già avvenuto per la questione del codice di condotta sul latte materno, cioè per cercare di evitare che i bambini venissero fornito il latte artificiale, dinamiche sono abbastanza simili, trova poi l'opposizione tra tutti, soprattutto degli Stati Uniti e della Svizzera. E questa campagna andrà avanti per tempo e tutti voi sapete lo scontro tra Philip Morris e Uruguay, che aveva fatto una legge molto severa contro il fumo, e questa poi
conseguenza per cui la Philip Morris porta davanti a un tribunale internazionale situato nella Banca Mondiale l'Uruguay. Allora, è un capitolo, è una storia, ma che ha molto a che vedere con la vicenda delle patologie. Terza riflessione, poi vengo al collegamento con la vicenda lombarda, è che tutti i dati che sono stati forniti ci dicono una cosa semplicissima, che gran parte delle patologie croniche sono evitabili e sono evitabili con attività di prevenzione, di informazione, di educazione sanitaria a qualunque età, ovviamente educazione sanitaria rivolta a target poi specifici, cioè il linguaggio, le modalità non possono essere le stesse. Ma se contemporaneamente viene invece tagliata dappertutto, vengono tagliati i servizi di educazione sanitaria assolutamente dappertutto, non viene rinnovato il turnover, vengono accorpati, che è un modo per dire che da due ne viene fuori uno, quindi è quello di ridurli, e questa attività è praticamente inesistente verso i ragazzi nelle scuole, è totalmente inesistente verso quella che viene definita la terza età, è come dire io mi siedo sul fiume e aspetto che le persone arrivino a quel livello di malattia e poi metto insieme tutto quello che abbiamo visto. Il taglio della medicina preventiva, di quelli che erano una volta i servizi numero uno, è assolutamente sotto gli occhi di tutti. Allora, queste sono tre delle tantissime considerazioni che a me venivano in mente mentre ascoltavo. Adesso volevo entrare con voi, se andiamo con le diapositive, volevo entrare con voi nel merito della parte della Lombardia. Mi fai presente? Se riusciamo a vedere. La prima cosa che ci differenzia, intanto devo dire che per il pranzo i relatori e coloro che vogliono si possono fermare qua, visto che poi riprendiamo alle 2:30, e c'è la possibilità di mangiare qualcosa qua con un piattino a prezzi economici. Un piattino costa 5 euro dentro, tante cose che ci possono sfamare. Allora, la prima cosa è 5 euro. Vabbè. Allora, prima questione. No, sarò, siccome la mattina è stata a mio parere molto interessante, ma anche molto complicata e molto difficile, io limito moltissimo le diapositive, le poche che proietto sono in italiano, cerco di recuperare alcuni concetti per fare da tramite tra quello detto la mattina e quello che affronteremo il pomeriggio. Prima questione. In nessuno dei modelli e delle esperienze che sono state riportate figura il ruolo del gestore e del gestore privato. In nessuno. Cioè nessun altro al mondo, tolta la Thatcher, e a modo suo, diverso da come si fa in Lombardia, ha mai ritenuto che per affrontare le patologie croniche nei propri cittadini fosse necessario inserire questa figura del gestore. È una assoluta novità lombarda. Che cosa questo comporta lo vedremo nel pomeriggio con due relazioni mirate. Alba Rosa parlerà dei medici dell'ospedale e Maurizio Bardi parlerà dei medici di medicina generale, illustreranno aspetti specifici ma estremamente interessante, e poi l'avvocato Trebeschi ci spiegherà perché noi riteniamo che sia anticostituzionale questo meccanismo proposto e abbiamo fatto i ricorsi. Oggi io mi limito a ipotizzare, cosa che mi auguro non succederà, a ipotizzare che noi non dovessimo riuscire nei prossimi anni, prossimi mesi, a bloccare questo progetto della Regione Lombardia. Abbiamo una scadenza tra un mese, si pronuncerà il TAR e dovrà dire se ci sono o meno elementi di anticostituzionalità, che ci verranno poi spiegati nel pomeriggio. Nel caso dovesse andare male il TAR, potremmo ricorrere al Consiglio di Stato. Ma molto dipende da che cosa noi riusciamo a mettere in piedi, sapendo che gli ultimi dati che ci sono stati forniti ad oggi, e il fatto che non abbiano forniti altri vuol dire che non sono modificati molto, ci dicono
che in Regione Lombardia meno del 50% dei medici di medicina generale ha aderito alla proposta della Regione, a fine luglio erano il 46% a livello regionale e il 26% in città metropolitana, e sempre a fine luglio erano meno del 10%, l'8,6%, i cittadini sui 3 milioni e 30 mila che hanno ricevuto la lettera della Regione, altri 300 mila dovrebbero essere arrivati in questi mesi, era l'8,6% coloro che avevano firmato il contratto col gestore e meno del 5% coloro che avevano già fatto il PAI, il piano di assistenza individualizzata. Quindi un fallimento enorme. A fronte di questo fallimento è partita un'offensiva molto forte, che io accenno, poi Maurizio l'affronterà oggi. Io sono brutale, perché a quest'ora poi bisogna essere brutale. È il tentativo, in qualche modo, di comprare i medici di medicina generale. Terra terra. Alcuni cambiamenti hanno annunciato che non ci sono ancora. Potrete fare il PAI anche se non diventate gestori, però ovviamente per fare il PAI il cittadino deve volere il gestore, quindi un modo indiretto per dirvi: spingete il cittadino a avere il gestore, voi potrete fare il PAI anche se non diventate gestore. Per ogni PAI prendete 10 euro, lo moltiplicate per 500 pazienti cronici che più o meno ognuno ha in carico, arrivate a 5.000, e poi per quei medici inseriti nelle cooperative tutta un'altra serie di vantaggi, cooperative che ormai sono società, dimenticatevi il ruolo delle cooperative che non abbiamo conosciuto, che sono società. Altri incentivi economici, diretti o indiretti, nel tentativo di arrivare a reclutare i cittadini passando attraverso i medici. Con quale obiettivo? Qual è il primo obiettivo che ci sarà? Adesso non so cosa ho fatto, però vediamo se riesco. No. Se magari mi dici di venire, mi metti tu. Primo obiettivo è per questo? Perfetto. Il primo obiettivo che c'è è lo smantellamento della medicina di base. Un medico che è, non un medico, lo possiamo dire, la dottoressa che ha firmato quella lettera ha motivato la sua lettera dicendo che un incontro organizzato dall'ST sua, a un certo punto è stato detto in un commento in modo molto chiaro che l'obiettivo è smantellare la rete dei medici di medicina generale. Se ci pensate, i medici di medicina generale rappresentano ancora un settore pubblico al 100% al servizio di tutta la popolazione, nessuno escluso. È l'unico livello dentro cui c'è la copertura pubblica universale assolutamente per tutti. Si privatizza, si tenta di privatizzare la relazione medico-paziente, si trasforma il medico di medicina generale in un manager, adesso l'ultima che dovrebbero modificare in una prossima delibera, che addirittura trasformano lui nel clinical manager, vincolato e obbediente al gestore, cercando di far sì che lo stesso medico, nelle modalità con cui agisce, sia interessato a un determinato profitto. Questo che cosa comporta? La soppressione della relazione olistica, cioè complessiva, medico-paziente. Non più la separazione solo tra chi si occupa del soma, del corpo e della psiche, ma addirittura una separazione di chi si occupa di alcune patologie e di chi altre. Del medico di medicina generale che rimane sulla patologia acuta e del gestore che gestisce la questione cronica. A questo si aggiunge, sempre in questo smantellamento, l'impossibilità per il cittadino di usufruire di tutte le strutture del servizio sanitario nazionale e di avere a disposizione le terapie disponibili. Sapete che c'è una lista di terapie, di esami diagnostici, cioè decisione, che un cittadino può fare se sceglie il gestore per una certa patologia e gli altri non li può fare. Mentre chi non aderisce al gestore può andare dovunque il proprio medico lo ritenga opportuno inviarlo per fare degli interventi o per fare degli approfondimenti diagnostici. Quindi c'è una limitazione del diritto costituzionale. Quindi
Primo punto, smantellamento della medicina di base. Secondo, se ne è parlato pochissimo, la subalternità degli ospedali pubblici alle strutture private. Questo è quello che accade se passano queste delibere regionali. Se tra 5 anni siamo qui a discutere e non l'abbiamo fermato, si realizza questo. Cosa vuol dire la subalternità degli ospedali pubblici alle strutture private? Che i primi, cioè gli ospedali pubblici, diventano erogatori al servizio di gestori privati che compreranno da loro i servizi in una funzione di libero mercato nel quale parteciperà il pubblico, il privato convenzionato e il privato. Cioè la regione finanzia i gestori sono privati, il gestore pubblico che oggi fa fatica ad esserci non ci sta dentro, l'abbiamo detto tante volte quindi non lo ripeto, perché non ha i soldi per pagare l'agenzia che gli fa la pubblicità per reclutare i cittadini, perché non ha i soldi per mettere le persone a telefonare, chiamarli e farli venire in ospedale per fare il PAI, perché non ha i soldi per prendere il medico giovane da mandare in giro a fare il PAI e non lo può fare perché deve rispettare determinati contratti. E quindi, e questo ce lo dicono tutti i direttori generali, se vi garantite di, che non state registrando. Adesso l'assessore li spinge a fare i gestori, ma loro ti dicono tutti, la nostra conclusione sarà che noi diventeremo erogatori, cioè fornitori di servizi, dove i gestori privati che ricevono i soldi dalla struttura pubblica, cioè la regione che li dà ai gestori, acquisteranno da un'altra struttura pubblica i servizi, pagandoli in una logica di mercato, perché potranno acquistarli dal privato, convenzionato dal pubblico e per una certa quota addirittura dal privato che non sarà convenzionato. Se andiamo avanti così rischiamo di arrivare che alcune volte il pubblico per stare in piedi dovrà vendere dei servizi addirittura sotto costo. Quindi posizione di assoluta e totale subalternità, con una distruzione di competenze pubbliche maturate in decenni, se non addirittura in un secolo, dentro alcuni dei grandi ospedali milanesi che non per nulla hanno una grande fama, anche per chi vi lavora, per come funzionano, eccetera. Le ragioni di tutto questo l'abbiamo detto: gli ospedali non sono in grado di svolgere il ruolo di gestore, sono destinati a perdere la concorrenza con i gestori privati, non hanno la libertà di contratto, non hanno la libertà di acquistare i beni, devono rispettare giustamente le norme europee, eccetera, eccetera. Privatamente i direttori generali ti dicono queste cose. Terza questione. Che cosa si verificherà se passa tutto questo? La rinuncia delle istituzioni a svolgere un ruolo di responsabilità verso il cittadino. Ne abbiamo parlato poco di questo, ma che cosa significa? Che la regione con i nostri soldi paga i gestori e da quel momento se ne lava le mani. Per i cittadini con patologie croniche, la regione da quel momento esce di scena e rinuncia al mandato costituzionale dell'articolo 32 e dell'articolo 3, seconda parte. Per i cittadini non soddisfatti, che hanno qualcosa da contestare, la loro controparte diventa il gestore, che sia una società privata, che sia una cooperativa di medici, parliamo di cooperative di 100, 200, 700 medici, cioè aziende. Quindi anche organizzare la vertenza, rivendicare dei diritti è di fronte a un soggetto privato. Questo che cosa comporta? Un grave vulnus per il diritto del cittadino a curarsi. Ha il rischio di cadere nella buca delle reti, cioè di non sapere più a chi ti devi rivolgere. Gavino, altro che il lavoro di team, eccetera, eccetera. Tu chiami il centralino del gestore e ci sarà uno dei medici che lavorano per il gestore che ti risponderà eventualmente in quel momento dopo che avrai atteso, eccetera, eccetera. Altro che squadra, diverse professionalità, addirittura sei spaccato tu. E non sapendo a chi rivolgerti rischi di cadere nella rete, in mezzo, nei buchi della rete, di non sapere a chi rivolgerti, quindi o paghi o farai esplodere i pronto soccorsi. Mancanza di garanzia sulle cure, intesa sia con i posti dove potrà curarsi, sia sull'accesso alle terapie e alla diagnostica. Si andrà a grande velocità verso una sanità appunto a due velocità, che i soldi potrà curarsi, assicurazioni private eccetera, gli altri avranno accesso solo alla sanità di base. Quello che accade negli Stati Uniti da tanto tempo e che noi non avevamo finora in Italia. Quinto punto, cosa si verifica?
L'approccio oggi riservato ai malati cronici verrà esteso a tutta la popolazione, con ovviamente un aumento degli eventi morbosi e una diminuzione dell'attesa di vita. Perché dico questo? Perché chiunque si occupi un minimo di organizzazione sanitaria o di economia sanitaria sa perfettamente che in una regione con 11 milioni di abitanti è impensabile avere due servizi sanitari completamente separati, uno per i malati cronici col gestore, l'erogatore eccetera, e l'altro per gli altri cittadini. Prima è stato fatto vedere in modo molto interessante come le assicurazioni abbiano un carico amministrativo enorme. Vi immaginate che cosa succede se andiamo avanti così con gli ospedali, gli ambulatori che hanno quelli che seguono come erogatore e gestore, quello che seguono invece come struttura del servizio sanitario nazionale? Devono raddoppiare il personale amministrativo. Un caos totale. Per cui è ovvio che se sfondano sui malati cronici, dopodiché questo meccanismo tenderanno ad applicarlo assolutamente a tutti. E il fatto che le persone non possono, hanno difficoltà a curarsi, cadono nei buchi della rete, porta un aumento degli eventi morbosi, che per oggi è documentabile con i dati che ci sono oggi per gli over 65. Abbiamo perso in 9 anni 10 punti nelle graduatorie dell'OCSE. Regge la durata di vita che abbiamo perso qualche mese, ma evidentemente sarà la conseguenza. E altro aspetto è quello, ne abbiamo già accennato prima, di uno sviluppo continuo dell'intramenia allargata, ma non ci torno. Per ottenere questo, la regione che cosa ha bisogno? Che noi non ce la facciamo, che i giudici al TAR non blocchino nulla, e quindi ha bisogno che gli diano il via libera per poter proseguire. Perché se tra un mese la bloccano, tutto ricomincia da capo. E poi che cosa ha bisogno? Ha bisogno di aumentare significativamente l'adesione dei malati cronici e dei medici di medicina generale. Come l'abbiamo già detto, quello che avviene con i medici, verso i cittadini promesse mirabolanti, scompariranno le liste d'attesa. Sappiamo tutti che non è così. Alba Rosa ci ricorda a voi, ogni volta che vi vede, a me praticamente tutti i giorni, che una delle ragioni delle liste d'attesa di questi 3 mesi che sono esplose sono i budget chiusi, cioè i finanziamenti che la regione decide alla fine di un anno per l'anno seguente, che ricalcano quelli di anni precedenti per tutte le strutture ospedaliere, per cui oggi o stai morendo o non riesci più a fissare nulla, vieni rimandato come minimo al gennaio del 2019. Altro che le promesse mirabolanti. Dicono anche, questione anticostituzionale, ma questo lo tratterà l'avvocato, che promettono, non lo dicono pubblicamente e non lo scrivono, perché sennò beccano la denuncia, ma dicono: ma proveremo a fare liste d'attesa per quelli che hanno i gestori, quelli che non hanno i gestori. È assolutamente impossibile, perché c'è il dato costituzionale che ci protegge su questo. Ma poi scusate, siccome stiamo parlando di gestori privati, può benissimo essere che i primi mesi vi fissino le visite prima perché serve per reclutare, ma poi non ve le fisseranno sempre prima perché devono fare profitto, ve le rimanderanno all'anno dopo per mantenere una maggior quantità di soldi rispetto al quantum la regione dà per ogni patologia. Abbiamo già detto che si va verso una corruzione nei confronti dei medici. E poi che cosa hanno bisogno? Anche qui senza tanto dei peli sulla lingua: un collateralismo di molti, se non proprio tutti, gli organi di stampa. Non faccio nomi dei giornali, ma credo che li trovate da soli. Andate a vedere come viene e come è stata magnificata per 2 anni questa controriforma della regione Lombardia, con nessuna possibilità che i media riprendano anche le osservazioni critiche. Lo dico banalmente, la medicina democratica, che si basa sul totale volontarismo, ha perfino deciso di dare un contributo a un giornalista professionista perché lavorasse per far uscire questo convegno sui media, perché diventasse elemento di discussione anche nei mezzi di comunicazione di massa. Silenzio. Silenzio. Certo, la regione può promettere pubblicità, può promettere spot radiofonici, spot televisivi, ci sono tanti modi per costruire il collateralismo. E poi la regione ha bisogno che sia modificato l'assetto istituzionale da parte del governo. Guardate, non sottovalutatelo.
e non sottovalutate in questo senso l'iniziativa da apristrada che sta facendo la Regione Veneto, che chiede che la sanità, che oggi ha due riferimenti, lo Stato centrale, riforma sanitaria del 78 eccetera eccetera, e l'applicazione concreta a livello regionale, dove la Lombardia ha già ottenuto degli spazi maggiori di altre regioni in accordo con il ministro di allora, chiedono che la sanità diventi totalmente responsabilità delle singole regioni. Tutto si che contraddice semplicemente, dice così avremo 20 sanità diverse, ma in parte le abbiamo già. Sì, ma per la Lombardia questo significherebbe questo schema applicato immediatamente a tutti e non solo. Sono disposto a scommettere quello che volete: se dovesse passare tutta la titolarità della sanità alla Regione Lombardia, per quanto tempo noi avremo ancora in Lombardia una rete di medici di medicina generale diffusi sul territorio che coprono tutta la cittadinanza. La prima cosa che verrebbe fatta saltare, e che non hanno potuto farlo perché di titolarità nazionale, è il contratto collettivo nazionale dei medici di medicina generale, che regionalmente non lo possono far saltare. Infatti i medici che vanno col gestore gli dicono: rimane medico di medicina generale e lavora anche col gestore. E qual è il rischio? Una volta che è saltata quello, e peraltro ce lo stanno già facendo saltare in modo occulto, perché probabilmente è capitato anche a molti di voi, quanti sono quei paesini o quei quartieri a Milano dove il medico va in pensione e non viene sostituito? E quindi non sai dove iscriverti, devi trasferirti a un medico più lontano, e alcuni medici ottengono di passare da 1500 a 1800, il limite massimo dei pazienti che possono avere, perché ci sono meno medici di medicina generale, con i corsi bloccati e con tutto quello che sapete rispetto all'università e alle specialità. L'obiettivo, uno degli obiettivi fondamentali per avere via libera sulla privatizzazione, è la distruzione della rete dei medici di medicina generale. Per fare questo hanno bisogno però la titolarità al 100% della gestione della sanità. Ultimo capitolo: che cosa possiamo fare noi? Abbiamo visto cosa accade, cosa deve fare la regione per ottenerlo, cosa possiamo fare noi? Insistere nella nostra campagna di corretta informazione, rivolgendosi alle persone con malattie croniche, negli ambulatori, ST, ST, IMSS, eccetera, eccetera. Cioè si tratta di organizzare delle presenze, dei volantinaggi, di mettersi a discutere all'entrata di questi ambulatori per parlare soprattutto con le persone che hanno patologie croniche e con i loro accompagnatori, e spiegargli dove si infilano se firmano quel contratto. Secondo, lo dico a tutti coloro che sono qui, moltiplicare le nostre iniziative pubbliche, in particolare da qui al 28 novembre, quando si riunirà il TAR. Certo, la nostra battaglia andrà avanti anche dopo il 28 novembre, ma dobbiamo far sentire che quel quesito posto da 4 sindacati e da Medicina Democratica non è una questione puramente giuridica per esperti, ma che c'è una sensibilità nella popolazione dell'importanza della decisione che loro dovranno portare. E poi ancora, tentare di sensibilizzare chi ha un ruolo istituzionale. Parlo di parlamentari, di consiglieri comunali, ecco ancora una volta perché abbiamo invitato il sindaco, e soprattutto di consiglieri regionali, visto che quelli precedenti hanno fatto tutti un lungo sonno e non hanno sollevato problemi quando queste cose venivano approvate, spingere chi c'è oggi in consiglio regionale, qualcuno almeno, a sollevare dei problemi, a chiedere delle spiegazioni. La regione non può essere saltata su qualcosa che riguarda la voce più alta di bilancio che la stessa regione ha. Cosa possiamo fare ancora? Parlare con i medici di medicina generale, e io vi dico, segnalateci i tentativi non corretti di forzare i propri cittadini a firmare il contratto. Se ci vengono segnalati col nome e cognome del medico, noi non solo li trasmettiamo a 37.2, ma prima chiamiamo il medico, perché giustamente ha diritto a parlare, a intervenire e a rispondere. Mi riferisco per esempio a chi ha fatto telefonare a casa per dire: vieni martedì a firmare il contratto. Allora, benissimo, discutiamo con questo medico, parliamo in base a che cosa, e chiediamogli anche se è un'iniziativa perché è convinto, oppure se e quanto è anche l'aspetto economico che torna, no? Questo è importante. E poi spiegare anche molto bene
che il nostro obiettivo non è difendere lo statu quo della medicina di massa. Su questo forse siamo stati titubanti, perché in molti ci dite sì, ma il mio medico le visite a casa non le fa mai. Il mio medico a casa le fa dalle 7 alle 9 di sera, a quel punto sono già andato al pronto soccorso. Il mio medico tiene aperto poco l'ambulatorio, ci sono code di un'ora e mezza. Ecco, è evidente che queste sono cose inaccettabili. Sono metodi che facilitano la campagna di chi vuole portare avanti queste forme di privatizzazione. Quindi noi ci prendiamo anche l'impegno, passato il 28 di novembre, vedremo come va, oltre di continuare la campagna, anche di organizzare, coinvolgendo gli operatori sanitari, una giornata proprio su che alternative ci possono essere. Ecco perché abbiamo chiesto a Gavino di parlarci anche delle alternative. Ci interessa quello che stanno facendo in Toscana, ci interessa ragionare che cosa vuol dire Casa della Salute, cosa vuol dire medici che lavorano insieme, integrazione tra figure professionali diverse, tra medico di medicina generale e specialista, cosa significa integrazione con istituzioni locali che sviluppano programmi di prevenzione, lo sport, cioè ci interessa ragionare su queste cose, perché è chiaro che anche l'organizzazione della sanità di base non è modificabile nel tempo e va assolutamente rivista. E ancora, ultimo, cosa possiamo fare? Incalzare i sindacati perché si fermino e ragionino sul disastro prodotto dall'inserimento delle assicurazioni private nei contratti collettivi. Noi ci dobbiamo provare. Bisogna farle diventare una battaglia da fuori del sindacato e da dentro. Poi non so se ci ascolteranno, però più viene generalizzato l'inserimento delle assicurazioni nei contratti privati, più diminuisce il peso e il ruolo della medicina pubblica. E da ultimo, io credo che noi dobbiamo trasformare la difesa della salute in una, o meglio nella grande battaglia collettiva unificante, attraverso la quale ridare ruolo e motivazione a un movimento collettivo. Questo è un problema enorme, perché il cittadino, diciamo in generale, sulla salute non si attiva tanto sulla prevenzione, cittadino non organizzato, si attiva di fronte alla sua malattia o alla malattia di un suo caro, e a quel punto è lui da solo, con la sua sofferenza o con la sofferenza del vicino, di fronte al Servizio Sanitario Nazionale. E in quel momento non è molto disponibile a costruire risposte collettive, che quindi vanno costruite precedentemente con un ruolo fondamentale delle strutture intermedie della società, cioè dei gruppi, dell'associazione e dei comitati. Penso però che lo scontro sulla sanità sia uno dei punti fondamentali dello scontro sociale di oggi e degli anni futuri. Non mi ricordo più chi dei relatori che mi ha preceduto, ma qualcuno ha proiettato quei due immagini sull'accordo TISA, cioè l'accordo sui servizi globale, accordo segreto, riservato, dove 42 nazioni stanno discutendo, e che il materiale che abbiamo visto qua è stato portato fuori da Wikileaks, che ha informato di che cosa stanno trattando, e lì la consapevolezza dei fondi finanziari è chiarissima. La sanità è il posto dove si possono ottenere maggiori profitti a condizione che lo Stato faccia un passo indietro. Ribaltando i termini, vedendolo dal nostro punto di vista, la sanità è oggi probabilmente il o comunque uno dei principali terreni di scontro per difendere lo Stato sociale, la nostra salute e poi alla fine comunque il futuro di tutti. Grazie, ci vediamo alle 14:30.